Ciao! Molto spesso quando si usa il computer per tante ore può presentarsi il problema del mal di schiena o problemi alla cervicale. Per evitarlo bisognerebbe cambiare spesso posizione. Da qualche anno questo è possibile grazie alle scrivanie regolabili in altezza. Infatti le troviamo in sempre più uffici in tutto il mondo. Pensavo da tempo di realizzarmene una su misura per le mie esigenze, ma facendomi conti della spesa necessaria per tutto il materiale più il lavoro, ho optato poi per acquistare solo una struttura portante, regolabile in altezza elettricamente, per poi aggiungerci un piano in legno di mio gradimento. Io ho utilizzato delle tavole in legno che facevano parte di un armadio economico, ma mi sono fatto una personalizzazione veramente interessante. Continuo a guardare. La struttura l'ho comprata su Amazon, l'ho pagata 189 euro. Oltre ad essere regolabile in altezza, possiede una pulsantiera con tre memorie per portarla velocemente ad altezze preimpostate. Può sollevare fino a 100 kg di peso, ad un'altezza di oltre 115 cm. La struttura sembra veramente ben fatta, semplicissima da montare. Per il piano superiore ho utilizzato due tavole. La prima 180x35 cm e la seconda, posteriore, grande 180x45 cm. Fra le due ho lasciato uno spazio di 2 cm per poterci inserire degli inserti multiuso, stampati in 3D. Il piano totale è bello grande, 180x82 cm, ma volendo si potrebbe fare anche più grande. Ma vediamo che utilità hanno questi inserti da installare nella fessura di 2 cm. Il primo, suddiviso in due parti, serve da supporto per uno smartphone o un tablet. Poi abbiamo un inserto con uno spinotto 12V e due prese USB con standard Quick Charge 3.0 per poter ricaricare ed alimentare alcuni dispositivi elettronici. Poi abbiamo un portapenne con buchi di varie misure. Poi un passacavo, un inserto dove poter installare fino a 4 pulsanti o interruttori per attivare un dispositivo elettrico, ed infine un semplice tappo. Questi inserti li rendo pubblici, chiunque volesse stamparseli con una propria stampante 3D può scaricarli, lascio il link in descrizione. Ho in mente di realizzarne qualche altro, eventualmente lo aggiungo in futuro. Cosa ne pensi di questo lavoro? Mi auguro possa essere di spunto per altri utenti. Ringraziandoti per avermi seguito fin qui ti saluto. Ciao, al prossimo video!